Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, sono come vedete le 22:15 di oggi, venerdì 25 gennaio 2012, e come sempre vi do il benvenuto alla videoanalisi settimanale. Videoanalisi settimanale che giunge come sempre alla chiusura di una di quelle giornate venerdì che in qualche modo ha segnato da sola un po' l'esito di tutta la settimana, come vedremo fra un attimo, e diciamo così che iniziamo andando a osservare subito i grafici giornalieri, perché ecco la novità. Sappiamo come il mercato era non solo da questa settimana, ma da più tempo, ed esattamente dall'inizio dell'anno sostanzialmente, dopo i rialzi, i fortissimi rialzi del giorno 2 gennaio che ha aperto le contrattazioni di questo 2013, il mercato, e in particolare l'Eurostoxx, che come sempre usiamo come media, si è chiuso in una lateralità assolutamente prolungata, e della quale, come vedete, anche settimana scorsa avevamo segnato gli estremi, per, diciamo così, sapere e comprendere come, fin tanto che fossimo rimasti all'interno di questa lateralità, purtroppo poco si sarebbe potuto dire. Quello che è accaduto proprio nella giornata di oggi, venerdì, che si è appena conclusa, è stato, e lo vediamo molto bene, una rottura al rialzo della stessa congestione che ha portato il mercato con assoluta decisione al di sopra di appunto questa zona di lateralità, andando a chiudere sui massimi. La chiusura di oggi, lo vediamo anche per il DAX, è stata esattamente sui massimi. Anche il DAX, che prima aveva in qualche modo sottoperformato per alcuni tempi, lo vediamo bene durante il periodo di lateralità, perché vedete l'Eurostoxx tende ad avere la stessa sempre un pochino verso l'alto, quindi con un po' di inerzia positiva. Il DAX sembrava avere un pochino di inerzia negativa, ha anche tentato di chiudere il gap del 2 gennaio, rimasto aperto per pochi punti, ma comunque anche lui, lo vediamo nella giornata di venerdì 25 che si è appena conclusa, ha rotto al rialzo la stessa congestione, andando a chiudere sui massimi. Rottura al rialzo che quindi va a chiudere anche la barra settimanale sui massimi della, appunto, settimana stessa, andando a confermare quell'area di positività che in qualche modo sembra voler ap aver aperto questo 2013. Tra un attimo approfondiremo il discorso in merito. Vediamo un attimo il FIB, vediamo che il FIB ha l'ultimissima barra, quella di venerdì, un pochino più incerta, ma questo è dovuto unicamente al fatto che ha chiuso prima, come sempre alle 17:40, rispetto alla chiusura dell'Eurex, e quindi la barra di venerdì è per il FIB poco significativa. Cosa c'è da dire del FIB? Che laddove DAX e Stoxx si sono mossi dal 2 gennaio in avanti in una sorta, l'abbiamo detto più volte, di lateralità congestione o quant'altro, ecco, il FIB aveva già rotto al rialzo, l'unico che aveva confermato la positività del 2 gennaio, con un six out da manuale, andando poi a mettersi su una lateralità che, ripeto, oggi non è stata rotta perché c'è stata una chiusura anticipata, come sempre, del mercato FIBA alle 17:40 rispetto a quello che è avvenuto sull'Eurex, che invece ha chiuso da pochi minuti. In pratica il FIBA è andato a chiudere quando DAX e Stoxx erano ancora in questa lateralità, andando addirittura un pochino a ritracciare rispetto agli stessi, che invece, ecco, vediamo qui il ritracciamento su DAX e Stoxx avvenuto in intraday, e lo vediamo proprio intorno alle 5, quindi tra le 16 e le 17, 17:30, quando appunto i mercati cash azionari europei, quindi anche il FIB, future basato sul mercato italiano, chiude. Detto questo, andiamo a vedere un pochino quello che è accaduto anche sul Bund. Ecco, sul Bund vediamo che il 2 gennaio c'è stata una discesa, similmente e a confermare la positività degli azionari, che poi anche qui è andata avanti per un po' e si è messa in una lateralità che nella giornata di oggi non è stata ancora rotta. Allora, è ovvio che il Bund si è un po' decorrelato dagli altri indici, quindi non c'è più quella precisa correlazione che vedevamo qualche anno fa, ma comunque rimane il fatto che una discesa del Bund va in qualche modo a confermare la positività degli azionari. È ovvio che quello che vogliamo vedere sul Bund sarà all'apertura della settimana una rottura del minimo precedente, ovvero del minimo della congestione, e quindi una rottura di questo minimo a 142,05, e quindi addirittura direi di sotto dei 142, che comunque rimangono un livello
abbastanza interessante. Questo andrebbe a confermare immediatamente la positività di Stoxx e DAX, vista appunto in chiusura di settimana, senza dimenticare che lo stesso MIB dovrà immediatamente porsi al di sopra di quest'area di congestione, andando a confermare anche lui la, lo ripeto, positività che hanno sperimentato il DAX e l'Eurostoxx. Una cosa, notiamo che il FIB è quasi in area dei 18.000, che ovviamente subito dopo l'eventuale conferma di questa e questa positività diventerà il livello sul quale concentrare la propria attenzione. Quindi, e ripeto ancora, la conferma di positività verrà da un FIB che romperà, se dovesse confermare, l'area di congestione, così come hanno fatto Stoxx e DAX andandosi ad allineare con gli stessi, un Bund che dovrebbe porsi al di sotto di questo minimo, il minimo di quest'area di congestione, o meglio ancora al di sotto dei 142, e ovviamente uno Stoxx e un DAX che non dovranno mai scendere al di sotto dei minimi della congestione precedente. Al limite potrebbero andare a testarli, ma ripeto, non sarebbe certamente auspicabile la chiusura al di sotto di questi, perdonatemi, massimi, non minimi, della congestione, che quindi vedessero gli indici rientrare all'interno dell'area di congestione. Allora, molto chiaro il discorso. Prima però volevo farvi vedere una cosa per quanto riguarda i market profile ancora della giornata di venerdì 25 che si è appena conclusa, perché lo vediamo molto bene, c'è stata una spinta verso l'alto appunto in mattinata e poi la lateralità che sostanzialmente si è sviluppata per tutto il giorno, seppur con chiusure sui massimi, è stata sostanzialmente e già all'interno della stessa giornata una accettazione, cioè un inizio di quel processo di accettazione che normalmente dopo le spinte rialziste viene nella o nelle sedute successive. Ecco, quello che è stato particolare in qualche modo è che Stoxx e DAX hanno già nel corso della giornata accettato la spinta rialzista che li ha portati al di sopra dell'area di congestione che appunto li teneva intrappolati dall'inizio dell'anno dopo il forte rialzo del 2 gennaio. Questo è un elemento sicuramente interessante e quindi anche per quello è vitale che non rientrino al di sotto dei massimi della congestione stessa e che al limite proseguano il processo di accettazione iniziato appunto nella giornata di venerdì e poi ovviamente che proseguano ulteriormente al rialzo. Una cosa importante, c'è molta in qualche modo euforia, specialmente sul mercato italiano, anche perché abbiamo visto negli ultimi giorni la questione Monte Paschi con le forti discese del titolo legato all'istituto di credito attraversato da questi problemi che in qualche modo sono culminati appunto in due fortissimi ribassi nelle giornate di giovedì e di mercoledì, anche se poi nella giornata di venerdì c'è stato un recupero, ma quello che aveva stupito, e l'abbiamo notato insieme anche su Twitter, è proprio il fatto che il mercato italiano avesse in qualche modo tenuto rispetto alla, anche se volete, sotto alcuni aspetti, drammaticità delle notizie provenienti da Siena, e questo faceva ben sperare rispetto a quell'area di positività che in qualche modo respiriamo dall'inizio dell'anno. Ecco, volevo però sottolineare un elemento. È ovvio che ci sono, diciamo così, aspetti anche euforici a livello di mercato finanziario che abbiamo appunto visto tutti e sperimentato tutti in questo primissimo scorcio del 2013, e se volete questo è anche un po' il risultato del fatto che da un lato la crisi non è sicuramente risolta, ma dall'altro a partire da settembre gli interventi prima della Banca Centrale Europea, e sappiamo bene tutto quello che è stato fatto per cercare di garantire una tenuta dell'euro e degli interventi a sostegno della crisi dell'Eurozona, i risultati li vediamo appunto davanti a noi. Poi c'è stato il problema e la crisi del fiscal cliff, ricorderete, era qui sul finire dell'anno scorso, 2012, anche questo risolto con un rialzo, ma tutti questi elementi, l'intervento della Banca Centrale Europea da settembre in avanti, anche la risoluzione relativa del fiscal cliff, in realtà sono elementi che vanno a congelare la situazione, cioè non sono ancora purtroppo la soluzione dei problemi legati alla crisi, ma sono solo elementi che
hanno, come dire, fermato la situazione, congelato la situazione per comprare del tempo ai policy maker e sperando che gli stessi arrivino a una soluzione strutturale della crisi. È per questo che, pur godendo del fatto che i mercati stiano in qualche modo salendo e lo facciano anche con segnali di euforia, è importante comprendere come la cautela sia fondamentale, perché è chiaro che le soluzioni non sono, ripeto, reali soluzioni strutturali, ma sono semplicemente delle soluzioni tampone che congelano la situazione, non la risolvono, fermano il declino, fermano l'avvitamento su se stesso dei motivi di crisi, ma nel comprare tempo ai policy maker, ovviamente poi pretendono che gli stessi arrivino a proporre e a realizzare delle soluzioni strutturali. Fintanto che non ci saranno soluzioni strutturali, è ovvio che, per quanto ci riguarda, nell'affrontare i mercati finanziari la cautela è assolutamente d'obbligo. Tutto questo appunto per dire e ribadire che la crisi è tutt'altro che finita, ripeto, anche se lo vediamo. La situazione è sicuramente positiva, ma è positiva in conseguenza di queste fortissime scelte effettuate dalle autorità monetarie, la Banca Centrale Europea, come detto, la Fed e quant'altro, che con i loro interventi hanno in qualche modo fermato, congelato la situazione, ma non risolto strutturalmente il problema, ed è quindi necessario che questo venga fatto, perché altrimenti gli stessi problemi si ripresenteranno ancora più grandi alla fine dell'effetto di queste politiche espansive che continuano a susseguirsi. Questo, ripeto, è l'elemento sul quale voglio attirare in qualche modo la vostra attenzione, perché resta comunque un elemento assolutamente importante. Detto tutto questo, anche le tematiche a livello di mercato sono molto chiare: DAX e STOXX devono rimanere qui sopra, il FIB deve rompere a sua volta e, se si conferma la positività, andarsi ad allineare il comportamento di DAX e STOXX, il Bund deve scendere al di sotto di questo minimo, meglio ancora al di sotto dei 142. Due parole sul mercato americano: vediamo che l'S&P 500 continua un pochino a, similmente al discorso europeo, salire in base a questa, diciamo, pseudo-euforia legata ai temi di cui abbiamo parlato fino a un momento fa. Il Nasdaq continua un pochino a sottoperformare. Questo è ovvio e di nuovo è un elemento che in qualche modo può preoccupare. Vediamo che il Nasdaq è rimasto un pochino indietro rispetto appunto ad un S&P 500 un pochino più deciso, ripeto, similmente a quanto avviene per il momento in Europa. Quindi teniamo un pochino d'occhio anche il Nasdaq, perché la piccola divergenza tra S&P 500 e Nasdaq per quanto riguarda il mercato americano è sicuramente un elemento che è necessario in qualche modo continuare a seguire.